Qui nella spiaggia di Real Monte, la bellissima spiaggia delle Scale dei Turchi, alla fine degli anni 80 furono realizzati alcuni immondi scheletri che hanno sfregiato, per fortuna non definitivamente, questo luogo d'incanto. Questo e gli altri scheletri di quest'area nascono a seguito di una previsione dello strumento urbanistico generale, che nel caso di Real Monte è un programma di fabbricazione approvato nel 1976. Questo piano prevede che tutta questa zona venga considerata una zona di completamento, quindi come se fosse già una zona urbanizzata. Considerate che le zone di completamento devono avere alcune caratteristiche peculiari, devono essere già parzialmente urbanizzate e devono essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria. Ci devono essere quindi le strade, i parcheggi, le fogne, la luce, l'acqua. È abbastanza evidente, diciamo, che non sono le caratteristiche che c'è questo luogo. E addirittura il mare veniva considerata zona di espansione. Si doveva riempire per essere poi edificato realizzando delle cubature. Quindi i problemi di quest'area nascono da lì, nascono da una previsione urbanistica che penso si possa definire semplicemente criminale. Questa concessione e le altre vengono rilasciate alla fine degli anni 80 e i lavori più o meno cominciano nell'89. Giusto in quegli anni, anche su segnalazione della Legambiente, la sovrintendenza decide di imporre un vincolo paesaggistico in quest'area proprio per evitare che gli effetti del programma di fabbricazione possano cancellare uno dei luoghi più belli della Sicilia. E proprio a seguito di questo vincolo, di fatto questi lavori si fermano. E si apre un vero e proprio contenzioso amministrativo perché la sovrintendenza blocca questi scheletri, mentre i proprietari degli scheletri affermano di avere cominciato i lavori prima che fosse imposto il decreto. Questo contenzioso si è proprio concluso in questi ultimi mesi e per questa ragione adesso si sta provvedendo alle demolizioni. Oggi si possono demolire questi scheletri perché l'idea che lo sviluppo turistico ed economico della Sicilia debba essere legato alla valorizzazione della sua bellezza e non alla devastazione delle sue risorse, secondo noi è diventata un'idea largamente maggioritaria. Noi dobbiamo utilizzare la bellezza per uscire dal sottosviluppo economico e sociale in cui ancora oggi la Sicilia, si ritrova. Riteniamo quindi che, la demolizione di questo e degli altri scheletri sia un passaggio fondamentale per recuperare questa bellezza, per dare il segno di una profonda innovazione della cultura e della politica di questa regione. Per questo motivo noi ringraziamo, il Comune per il suo impegno, la Procura per il suo impegno, ma anche i proprietari di questi scheletri che alla fine hanno deciso di demolire piuttosto che farsi demolire l'immobile.